Ok, se facciamo prima il vocabolario. Ambulanza, l'ambulanza significa ambulance. Carabinieri, they're a type of police in Italy. Incidente, incidente is an accident. Ferito is an injured person. Perdere la conoscenza is to lose consciousness. Urgente. Urgent. Avere un infarto is to have a heart attack. Avere un ictus is a stroke, to have a stroke. Sbattere la testa, to hit one's head. Cadere, to fall. Guida pericolosa is dangerous driving. Frenare is to brake. Sbandare is to swerve. Chiamare i soccorsi, to call for help, such as the ambulance. Testimone is a witness. Incendio is a fire. Allagamento, flooding. Pronto soccorso is first aid, but even the emergency room is referred to as pronto soccorso. Annegare is to drown. Salvare is to save, and morire is to die. Okay, let's go through the phrases. Aiuto per favore, qualcuno mi aiuti. Help, please somebody help. Chiamate un'ambulanza presto. Call an ambulance quick. C'è stato un incidente tra due macchine. There's been an accident between two cars. C'è un ferito. There's one injured person. Ci sono tre feriti. There are three injured people. Il ragazzo non respira. The boy isn't breathing. La signora ha perso conoscenza. The lady has lost consciousness. La bambina ha rotto. Sorry, la bambina ha una gamba rotta. The girl has a broken leg. È molto urgente. It's very urgent. Non è urgente, ma abbiamo bisogno di aiuto. It's not urgent, but we need help. Che cosa posso fare per aiutarli? What can I do to help them? Che cosa posso fare per aiutarvi? What can I do to help you all? Ok. Hai visto un incidente stradale? Chiama l'ambulanza e spiega la situazione. So, ambulanza, c'è stato un incidente tra due macchine. Menziona numero di feriti, le condizioni dei feriti e il grado di emergenza. So, you can say various things. For example, ci sono due feriti, la bambina ha una gamba rotta. E il signore ha perso conoscenza. Non è urgente, ma abbiamo bisogno di aiuto. Spiega dov'è il luogo dell'incidente. L'incidente è davanti alla scuola in via Garibaldi. Arriva un passante e chiede com'è successo l'incidente. Spiega la dinamica. So we're explaining what happened. We could say something like la macchina verde ha frenato e poi la macchina rossa ha sbandato contro la macchina verde. Something like that. Ok, vedi un signore che per strada che cade e perde conoscenza. Chiama l'ambulanza e spiega la situazione. Un signore ha perso conoscenza. Sono in via Garibaldi davanti alla scuola. Che cosa posso fare per aiutarlo. We're now saying aiutarlo because we just want to help him, lo, masculine singular.
Ok, abbiamo finito.